terzo soldato aveva qualcosa in mano, si sporse per darmela, si chinò. Io da sotto cercavo di alzarmi. Alla fine ci sfioriamo e lui mi lasciò in mano un dolcetto, un piccolo dolce nel cielo. Io non avevo mai visto un che. E pensai qualcosa di questo genere, dissi, vabbè, adesso però questa guerra ha un senso. È nato con la guerra e ne ricorda i suoni, gli odori, le perdite, ma non è un uomo che scivola nella nostalgia, piuttosto nella rabbia, nell'ironia e soprattutto nell'autenticità, costi quel che costi. Paolo Guzzanti, giornalista della Repubblica e poi della Stampa, del Giornale, non solo, parlamentare, saggista, non deve aver fatto suo il consiglio di suo padre che lo sollecitava a non essere, per evitare di essere ridicolizzato per via dei suoi capelli rossi. Guzzanti ha scelto l'opposto, non solo c'è e si sente, ma a 75 anni ha debuttato come attore dopo aver fatto per 50 anni il padre d'arte. Trovo ridicola questa storia della prima, della seconda e della terza Repubblica. Abbiamo avuto un tipo di democrazia molto zoppicante, molto discutibile, che è durato esattamente a cronometro quanto è durata l'Unione Sovietica, perché poi il giorno in cui cade il muro di Berlino e cade il Partito Comunista Sovietico, cade anche il Partito Comunista Italiano con gli altri partiti comunisti, cambia tutto lo scenario non solo d'Italia ma del mondo. E allora questo cambia con un'operazione detta Mani Pulite, di cooperazione, perché porto in scena il fatto che nel 1980, 35 anni fa, tutto era chiaro, un ministro democristiano mi disse: abbiamo rubato tutti, noi finanziamo i partiti rubano, i politici si mettono in tasca i soldi, ma era soltanto il 1980, non gliene fregava niente a nessuno. Celebre l'intervista di Paolo Guzzanti all'allora ministro della Democrazia Cristiana, Franco Evangelisti, passata alla storia del giornalismo col titolo "A Fra, che te serve?". Vengono scegliere, no, Fra, via qua il caffè, dai, io ti devo fare il libretto d'assegni. Dice, ora che te serve? Ah, 18, 50, 35, 12. Scusa un attimo, non ho capito, 18, 50, 35, 12 che? Ma milioni, no, che fa che siano milioni? Ma è destinati a chi? Ah, Guzzanti, vai, scemo. Destinati agli partiti. I partiti devono da vivere e noi gli davo ossigeno. Paolo Guzzanti, in questo monologo divertente, amaro ma non rassegnato, ripercorre la storia dell'Italia dal primo dopoguerra attraverso la sua vita. Con sarcasmo effervescente e imitazioni affilate e trascinanti, dà alla memoria fredda di Wikipedia un'anima ed emozioni che aiutano a capire.